Amici dell'appetito, vien parlando, eccoci qua all'interno del ristorante Regina Elena, su Viale Regina Elena al Civico 38, in pieno centro a Pescara, a quattro passi dalla centralissima piazza Salotto. Diamo vita a questo nostro appuntamento, uno dei primi del nuovo anno, in compagnia dell'assessore regionale al bilancio pescarese doc Carlo Masci. E con dell'ottimo vino io vorrei subito brindare questo nostro piacevolissimo incontro. Cin cin. Servite queste capesante, cucinate in maniera impeccabile dallo chef di un locale che resta davvero un autentico fiore all'occhiello del panorama enogastronomico regionale. Qui si mangia davvero assai bene, cucina marinara rielaborata per l'occasione, tanti personaggi illustri hanno fatto visita ai nostri amici che meritano la massima attenzione anche da parte vostra. Allora, Assessore, entriamo nel merito, anche se l'odorino è davvero di quelli invitanti. Entriamo nel merito del nostro programma. Come ha trascorso queste vacanze? Sono andate bene? Bene, in famiglia come sempre, perché il periodo natalizio si passa in famiglia, siamo stati occupati nell'approvazione del bilancio regionale, siamo riusciti ad approvarlo in tempo utile per evitare l'esercizio provvisorio. Devo dire che c'è stata una grande soddisfazione da parte di tutti, del Consiglio regionale, maggioranza ed opposizione, perché... L'approvazione entro il 31 dicembre del bilancio ci permette di essere operativi dal primo gennaio, e questo credo sia importante Un per, una regione, per una regione come l'Abruzzo, che ovviamente ha tante difficoltà, non soltanto economiche, non soltanto finanziarie, che viene fuori dalla vicenda del terremoto, che sicuramente ha pesato moltissimo in termini generali nell'economia e nel discorso sociale della nostra regione. Quindi possiamo partire con rinnovata speranza per il 2011, che sia un 2011 positivo, foriero di buone novità, l'impegno nostro c'è tutto come sempre, devo dire che questa approvazione ci ha dato grande soddisfazione. Ecco, avete fatto le ore piccole. Come sì, si può dire abbiamo... per approvare questo bilancio c'è cioè, viva soddisfazione, però le opposizioni hanno polemizzato anche in quella sede? No, devo dire che eh, ho trovato l'opposizione molto costruttiva, nel senso che eh, l'opposizione fine a se stessa non è stata coltivata. Eh, si sono fatte proposte alcune condivisibili che sono state accettate dalla maggioranza per migliorare un bilancio che... Era un bilancio difficile, come tutti gli abruzzesi sanno. Abbiamo concluso l'iter eh, alle 5 del mattino del 30 dicembre. Il che è eh, tutto dire. Però devo, devo dire che alla fine tutti quanti siamo stati contenti: maggioranze d'opposizione. È un bilancio che eh, il 2 dicembre, quando abbiamo saputo dal tavolo di monitoraggio nazionale che l'Abruzzo avrebbe dovuto restituire 360 milioni di euro che erano debiti contratti nel 2004, 2005 e 2006 e restituirli con una copertura finanziaria già dal 2011, quindi da inserire nel bilancio che abbiamo approvato il 30 dicembre, sicuramente quella il 2 dicembre non è stata una bella notizia, sapevamo di trovarci di fronte a grandissime difficoltà in un momento storico difficilissimo proprio per quanto riguarda gli aspetti finanziari, ci siamo riusciti e questo credo sia una nota di merito per tutta la maggioranza che ha collaborato e contribuito a raggiungere questo obiettivo. Ecco, un bilancio condizionato ancora una volta dal capitolo sanità. Ma è possibile che non si riesce a trovare pace? No, io penso che più che dal capitolo sanità questo bilancio è condizionato dai debiti. Noi viviamo una stagione difficile che è una stagione in cui dobbiamo restituire allo Stato risorse che abbiamo preso in maniera improvvida in tempi passati. Il, la regione Abruzzo è una regione che ha sopra le spalle un debito incredibile, siamo stati, lo eravamo fino all'anno scorso, la prima regione d'Italia come indebitamento, eh, questo triste primato lo abbiamo lasciato a Lazio quest'anno, quindi abbiamo recuperato, ma abbiamo recuperato perché? Perché da due anni a questa parte abbiamo avviato una politica di risanamento, eh, di rigore, che ci ha portato a migliorare i nostri conti perché l'indebitamento è sceso, perché il deficit è sceso, perché oggi i parametri che in passato erano assolutamente negativi cominciano a migliorare e soprattutto è stato intrapreso un circuito virtuoso che eh, potrà portarci nel medio periodo a migliorare i nostri conti e a presentarci in una maniera sicuramente più invitante per coloro che devono investire in Abruzzo rispetto al passato. Noi paghiamo ed è giusto che. I cittadini abruzzesi lo sappiano, circa 200 milioni di Euro l'anno di rate di mutuo eh, che purtroppo dobbiamo restituire al, eh, allo Stato che ce li ha prestati. Il problema sanità è un problema reale perché eh, con le risorse che otteniamo dallo Stato, che quest'anno sono state pari a circa 2 miliardi e 240 milioni di Euro, eh, con queste risorse purtroppo non riusciamo a fare una sanità come vorrebbero i cittadini abruzzesi, cioè una sanità totalmente di qualità e soprattutto spendiamo di più di quello che eh, abbiamo a disposizione, perché il nostro sistema eh, che è stato impostato in passato eh, relativamente alla sanità è un sistema che consuma eh, più risorse di quelle che ha a disposizione. Perché per questo ecco, perché succede, sì. succede perché purtroppo il nostro sistema è stato creato eh, in un periodo in cui eh, era... Ma la politica si pensava, non ci ha messo pensava, del suo con questi no, la stipendi loro no, 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 la per politica, i manager, i manager La politica, guadagnano... La politica sicuramente ci ha messo del suo perché poi è sempre la politica eh. che decide, ma eh, eh, l'incidenza degli stipendi dei manager è assolutamente insignificante rispetto al costo generale della sanità. Quello che costano sono i servizi, quello che costano sono si le, era strutture, anche di un unica, le strutture che sono continuano. state realizzate in tempo passato in ogni angolo del nostro paese e della nostra regione e oggi queste strutture purtroppo non possiamo più permettercele perché il costo di queste strutture è esagerato rispetto alle risorse che abbiamo. Dobbiamo eh, una volta per tutte eh, entrare in quest'ottica e cominciare a ragionare in termini di risparmi. E un esempio per tutti, noi avevamo sei ASL fino all'anno scorso, le abbiamo ridotte a quattro, c'erano due province, L'Aquila e Chieti che avevano due ASL. Eh, e per, eh, avevano due asli ciascuna e invece le altre due province Pescara e Terma ne avevano una sola in quelle province dove c'erano due ASL eh, eh, ci sono il doppio dei primari rispetto alle altre due province dove c'è una sola ASL. E questo è significativo perché purtroppo i costi si, si sono amplificati perché sono stati raddoppiati i servizi e oggi queste situazioni non possiamo più permettercele e dobbiamo rientrare nei costi. Per questo, un piano sanitario che comporta dei sacrifici e dei ridimensionamenti, ma questi ridimensionamenti non vogliono dire una sanità peggiore, vogliono dire una sanità di qualità perché è una sanità che investe in presidi, in strutture importanti dove sicuramente si può fare sanità migliore perché ci sono professionisti migliori, perché ci sono strutture migliori, perché ci sono organizzazioni di servizio che permettono di essere all'avanguardia a livello nazionale, questo è l'obiettivo che noi dobbiamo perseguire, lo stiamo perseguendo con grande fatica con il nuovo piano sanitario che è stato impostato l'anno scorso e continuiamo su questa strada, il risanamento Passa anche attraverso queste operazioni che non sono operazioni di breve termine, sono operazioni di medio-lungo periodo che però se non partono mai non si. Non, non si arriva mai all'obiettivo che vogliamo cogliere. Comunque si può arrivare anche all'ASL unica, quindi ma è, è, auspicabile, è auspicabile che si arrivi a un'ASL unica. Per adesso noi abbiamo ridotto le ASL da 6 a 4, Un una, per una, una per ogni provincia. Eh, quando sarà razionalizzato il sistema, si potrà pensare anche ad andare oltre e quindi anche ad una, ad una ASL unica. Ecco, Assessore Masci, cambiando pagina, voltando pagina, parliamo di terremoto. Il terremoto poteva essere un'opportunità di sviluppo per il nostro territorio, però tutto questo non è stato. Ci sono ancora grossi problemi da risolvere, ma quello che vediamo è che la maggior parte delle aziende che si stanno occupando di ricostruzione vengono tutte da fuori. Come mai la politica abruzzese non è riuscita a fare a recitare il suo ruolo? No, intanto diciamo che il terremoto purtroppo non. Non può essere eh, una grande opportunità. Il terremoto è un, dramma, è un grande dramma che noi abbiamo subito, che hanno subito soprattutto i territori dell'Aquilano, ma eh, che ha subito tutto l'Abruzzo, la, tutta la, la filiera economica e sociale della nostra regione. Certo, oggi. È partita una nuova fase, dopo la fase dell'emergenza che è durata circa un anno in cui nessun cittadino Aquilano, nessun cittadino coinvolto nel terremoto è stato abbandonato a se stesso perché il governo ci è stato molto vicino, perché sicuramente non potevamo pensare che un dramma nazionale ed internazionale come quello della distruzione... Del cuore pulsante di una regione, il capoluogo, eh, il di, capoluogo, regione. Il capoluogo di regione, l'Aquila, una città di 700 anni di storia: una città che è una delle città più belle da un punto di vista artistico della nostra nazione. Eh, quindi, non si poteva pensare che. Quel dramma potesse essere risolto dalla regione Abruzzo. Era un dramma che doveva essere affrontato in termini molto più ampi, che doveva essere affrontato dal governo. Il governo lo ha affrontato in maniera forte, in maniera decisa, in maniera determinata e quindi c'è stata una situazione di emergenza che è stata gestita, io credo, nel migliore dei modi. Perché sì. nessuno è stato abbandonato a se stesso, perché sono state costruite case, alloggi in tempi brevissimi, cosa che non era mai successo, Se noi pensiamo che il terremoto dell'Umbria, che è successo 12 anni anni fa eh, vede ancora il 50% della ricostruzione eh, da eh, Certo, cioè, Però dobbiamo Quindi... dire pure che sono arrivati fondi da ogni parte del mondo, fondi... c'erano i soldi per costruire sì, forze due fondi... città. Non so se sono eh. arrivati questi fondi, questi fondi sono arrivati sono stati, da ogni parte sono, stati, del mondo. sono stati segnalati, sono stati indicati, non tutti sono arrivati quei soldi che erano stati promessi, sicuramente c'è lo Stato che si è impegnato a pieno, oggi il testimone passa agli enti locali alla regione attraverso il commissario Chiodi che sta svolgendo il suo lavoro obberato dai tanti impegni che ha in maniera assolutamente egregia molti dicono che ha tanti incarichi io dico Infatti, che ha tanti eh, pesi sopra le spalle perché eh questi perché non sono i carichi ma, ma perché, ecco, io dico, dico questo nel tavolo nel tavolo romano della conferenza delle regioni, per esempio, sulla sanità è stato stabilito che il commissario governativo della sanità dovesse essere per ogni regione il governatore della regione quello lo ha stabilito il tavolo romano, il tavolo della conferenza delle regioni e Chiodi ovviamente fa il commissario straordinario sì, però eh, non, ad, coadiu, non in tutte le regioni c'è stato un terremoto no, no, di cui sì, occuparsi però, eh. però c'era questo compito che, era sta, che doveva essere assunto in relazione a un impegno preso con la conferenza delle regioni e Chiodi lo sta assolvendo nel migliore dei modi ovviamente nel momento in cui per quanto riguarda la ricostruzione è finita la fase emergenziale e quindi è andato via Bertolasi, è andata via la protezione civile, il testimone doveva necessariamente passare alla regione e sicuramente il ruolo del presidente Chiodi era un presidente che doveva comportare necessariamente l'acquisizione del, eh, della carica di commissario. Poi eh, con questa carica, che è una carica di impegno e di responsabilità comporta che lui giustamente si serve di collaboratori che sono validissimi, tant'è che noi abbiamo il subcommissario Fontana che è un, eh, un elemento governativo che sta svolgendo il suo compito in maniera, in maniera greggia. Poi adesso sono gli enti locali che devono scendere in campo e devono scendere in campo nel migliore dei modi con la ricostruzione perché ogni città Ogni quartiere, ogni luogo che è stato danneggiato dal terremoto dovrà essere ricostruito eh, seguendo una filiera che parte dall'ente locale, che parte dal comune. Questo dovrà succedere, so che su questo si sta lavorando, adesso al di là delle polemiche, al netto delle polemiche che ci sono sempre, sicuramente una macchina amministrativa che si è messa in moto in un contesto drammatico che comporterà tempi lunghi perché la ricostruzione non la faremo in un anno, in due anni, in tre anni, non perché lo sappiamo benissimo ci vorranno gli anni necessari per ricostruire al meglio un territorio che merita di essere ricostruito al meglio, per riportare a nuova vita quelle realtà che sono, eh, che sono patrimonio di ognuno di noi ma sono patrimonio dell'Italia intera. Certamente, io intanto l'hai sorto ad assaggiare questo ben di Dio che ci hanno preparato gli amici del ristorante Regina Elena qui nel centro di Pescara del capoluogo Adriatico. Ricordo che siamo in compagnia dell'assessore regionale al bilancio, ma anche con altre deleghe importanti come lo sport, che lo ha visto particolarmente attivo negli ultimi tempi, Carlo Masci. Ecco, le opposizioni però dicono e accusano di lentezza questa giunta. La testimonianza diretta viene dalla sostituzione di due assessori, perché questa è una giunta ancora monca, di due assessori che avevano ricoperto a suo tempo il loro incarico. Io... Mi riferisco all'assessore Stati, all'assessore Venturoni e dopo mesi e mesi il governatore Gianni Chiodi ancora scioglie i suoi dubbi. Noi ci auguriamo che di qui a pochi giorni la notizia sarà diffusa con altri due elementi che possano contribuire alla crescita di questa regione con il loro impegno. Ma non trova che si sta perdendo davvero troppo tempo? Che ne pensa l'assessore Masci? intanto diciamo che questa non è una giunta lenta, questa è una giunta che lavora moltissimo eh, con problemi enormi che ha dovuto affrontare e purtroppo molti problemi ci vengono da una gestione allegra eh, che è stata portata avanti in passato, tutti i debiti che noi abbiamo vengono fuori da eh, superficialità nella gestione passata e che oggi non ci possiamo più permettere. Quindi, non credo che questa giunta si possa definire una giunta lenta. Questa è una giunta che ha affrontato i problemi con grande determinazione e con questa grande determinazione ha eh, impostato un lavoro che sicuramente sta portando vantaggi e soprattutto li porterà nel corso degli anni. L'aspetto politico è un altro aspetto, l'aspetto politico che riguarda gli equilibri eh, legati ai partiti che hanno composto la coalizione del, eh, che ha portato alla vittoria del Presidente Chiodi, che eh, comunque devono tener conto di, di variabili che si stanno sviluppando in questo periodo, come la divisione del PDL tra eh, il, i, fi, i finiani e i berlusconiani. Insomma c'è sicuramente un'evoluzione in atto e di questo bisogna tener conto e forse da questo dipendono anche questi ritardi legati alla politica ma non al governo regionale che continua a svolgere il suo compito in maniera egregia in maniera assolutamente decisa e determinata. Ecco però ci sono tanti interrogativi ancora irrisolti, la gente, caro assessore, si interroga, non capisce e di conseguenza si allontana dalla politica, perché fino a qualche tempo fa proprio per tornare al capitolo del bilancio approvato, fino a qualche tempo fa Futura Libertà, il partito tanto caro al presidente Gianfranco Fini, aveva attaccato ripetutamente, anche sugli organi di stampa, l'operato della giunta guidata da Gianni Chiori. Poi guarda caso, al momento del bilancio si sono ritrovati e hanno firmato questo strumento molto importante. Cosa deve capire? Cosa deve filtrare all'opinione pubblica? Allora, io so che eh, il componente del FLI eh, Nasuti, che è anche è presidente della Commissione Bilancio, eh, è stato molto attento nell'esaminare il bilancio che noi abbiamo portato. In Consiglio regionale e credo che il suo voto favorevole dipenda dal fatto che lui ha partecipato attivamente alla stesura del bilancio e quindi lo conosceva in maniera puntuale. Sapeva che quello era il miglior bilancio che questa regione potesse mettere in campo. Anzi, io penso che sia il miglior bilancio da diversi anni a questa parte. e Per questo voglio pensare, anzi, sono certo che è così: eh, che il voto del Presidente Nasuti eh, dipenda di uno strumento utile per la crescita del nostro territorio. Poi i problemi politici ci sono tutti. Sono... Eh, sotto gli occhi degli abruzzesi a me più che parlare del Fri mi piacerebbe parlare di Rialzi di Abruzzo che è la lista che ha portato alla vittoria il presidente Chiodi con eh, l'8% dei consensi e 42.303 voti presi alle ultime elezioni regionali una lista civica presente, una, grande realtà. una grande realtà presente in tutte e quattro anche le province. Anche se anche qui c'è confusione voi siete PDL o Rialzati Abruzzo? Allora... La gente ancora si interroga per Pescara, per la regione intera che si interroghi mi fa piacere, anche perché poi, quando il 4 dicembre abbiamo organizzato l'assemblea, c'erano migliaia di persone presenti, e questo vuol dire che la politica interessa la gente, soprattutto la politica buona, perché eh, poi le presenze testimoniano l'interesse per una determinata operazione e questo dobbiamo sottolinearlo e metterlo in evidenza sempre. Eh, sul discorso Rialze di Abruzzo-PDL, eh, oggi, in, in un'epoca di federalismo, quando le regioni e quindi i territori diventano sempre più protagonisti, c'è la necessità di avere sul territorio in realtà Politiche che sono presenti e che rappresentano un'entità eh, ben definita in quel territorio e che si sì, collegano con un partito nazionale e in questo caso Rialze Abruzzo è collegata con il PDL perché ha gli stessi valori, ha gli stessi principi, gli stessi obiettivi, però sul territorio è eh, una realtà che eh, mette al primo posto sicuramente i cittadini, gli interessi del territorio al di là delle posizioni di partito. Però e, i, questo... i Malini sa che cosa dicono? Che in questo modo voi potete come volete la maggioranza, il PDL, il partito più grande? Tutte le persone che ci seguono e che ci hanno votato sanno che tutti quei voti eh, servono per avere più forza nel territorio e per dare più forza al territorio. Poi devo dire anche che eh, questa realtà è una realtà che eh, ai vertici nazionali del PDL eh, interessa molto, nel senso che eh, il PDL che è un partito nazionale eh, che ha... Eh, le necessità di avere sul territorio realtà territoriali che siano ben radicate ha preso... Come, come spunto questa realtà abruzzese che noi abbiamo creato, anche per esportarla in altre realtà, perché oggi, eh, ripeto, in un'epoca in cui eh, i territori assumono sempre più importanza, in un momento eh, di federalismo che si sta imponendo in maniera forte, avere eh, partiti territoriali diventa sempre più importante, che però sono sempre collegati con un partito nazionale. Questo è il ruolo di Rialzi di Abruzzo che fa da stimolo anche ai partiti nazionali. Bene, sempre collegati con il ristorante Regina Elena in compagnia dell'assessore Carlo Masci, vogliamo parlare anche delle numerose premiazioni a cui ha presenziato l'assessore Masci in questo periodo, dando il giusto risalto anche ad uno sport che merita il sostegno da parte dell'ente regione, uno sport che sta attraversando un momento critico a livello dirigenziale, anche se i risultati danno quella giusta linfa per andare avanti, sempre con grande entusiasmo. Ma colgo l'occasione. Per ringraziare tutti coloro che si occupano di sport nella nostra regione, perché eh, in un momento di crisi, quale quello eh, che noi stiamo vivendo in tutti i settori, forse lo sport è quello che ne risente meno. Perché? Perché eh, nello sport non ci sono solo risorse, nello sport ci sono soprattutto passioni, emozioni, sentimenti, c'è eh, la partecipazione di tanti soggetti che fanno sport per mettersi a disposizione, per mettersi a disposizione dei figli per esempio per quanto riguarda i genitori, per mettersi a disposizione degli atleti per quanto riguarda gli allenatori, i tecnici, i dirigenti. Ecco, c'è tutto un mondo che si muove attorno allo sport e che molto spesso si muove in maniera assolutamente gratuita e volontaria e questo permette di sviluppare attività sportive senza avere molte risorse perché in questo periodo purtroppo le risorse sono sempre Meno. Quindi io colgo l'occasione da questa emittente per ringraziare tutti coloro che si occupano di sport. Dico anche che la regione cerca di essere per quanto possibile sempre presente in tutte le attività sportive, anche quelle minori, eh, quelle che non hanno le luci della ribalta come il grande calcio, come il calcio professionistico o il basket o la pallavolo, ma anche tanti altri sport. Per questo noi abbiamo eh, introdotto una tradizione in, eh, in regione che è quella di premiare i giovani atleti abruzzesi che si nelle varie discipline a livello nazionale e internazionale e devo dire con mia grande sorpresa e con mia grande soddisfazione eh, queste premazioni continuano eh, perché ci sono tantissimi atleti abruzzesi che si distinguono a livello internazionale in ogni tipo di sport e questo ci gratifica ma soprattutto ci fa capire che c'è una linfa vitale nel nostro eh, tessuto sportivo che si rigenera ogni volta e crea personaggi persone che, che gravitano nel mondo dello sport e che che ottengono con il sacrificio, con l'impegno, con la serietà, con la costanza, con la dedizione, dei risultati assolutamente insperati. Poi lo sport è anche, eh, lo dico sempre, una metafora della vita perché eh, con lo sport si raggiungono i risultati soltanto se ti impegni, se ti sacrifichi, se sei bravo, se ti alleni, lo sport è lealtà, lo sport insegna a rispettare l'avversario, lo sport insegna a rispettare le regole. È in un momento come questo in cui la società è confusa, avere giovani che fanno sport e crescono secondo queste regole, credo che sia molto positivo per tutte le istituzioni. In tutta sincerità, avrebbe preferito deleghe più pesanti all'interno dell'esecutivo regionale? Io penso che eh, chi fa politica deve ragionare in termini di servizio, eh, quindi eh, in ogni settore... Eh, ci può essere un buon servizio e si può dare il proprio contributo eh, svolgendo il proprio compito con passione, con tenacia, con impegno, con professionalità. E questo io ho fatto, continuo a fare nella mia attività politica, quindi sono assolutamente soddisfatto delle deleghe che ho avuto, anche perché parliamo di deleghe come quella del bilancio, che è una delega. Di un'importanza vitale nel settore regione. È un lavoro però che non si vede, a poca visibilità. È, è, è un lavoro però che sicuramente permette di dare il contributo fattivo per la rinascita della nostra regione ed è questo eh, che mi interessa. Poi c'è la delega allo sport, che è una delega che mi dà grandissime soddisfazioni perché mi permette di essere a contatto con un mondo che mi è sempre piaciuto, con un mondo sempre pieno di fervore, pieno di animazione, pieno di, eh, di sensazioni... Eh, belle e quindi lo, lo faccio con grandissimo piacere. Poi c'è il settore altrettanto importante che è quello degli enti locali, eh, che è un settore spesso oh, in ombra ma che è fondamentale perché è il rapporto della regione con tutti gli enti territoriali. Stiamo sviluppando il discorso delle comunità montane per il loro riequilibrio, li abbiamo eh, ridotte da 19 a 11, c'era la, la necessità di farlo, gli altri ne hanno parlato e noi lo abbiamo fatto. Ecco, un atto di coraggio, un atto, diciamo, un, una scelta giusta che andava fatta come quella di ridurre l'indebitamento. Certo mi sarebbe piaciuto fare l'assessore al bilancio che distribuiva risorse a tutti quanti, gli altri lo hanno fatto, lo hanno fatto in passato facendo dei debiti che oggi paghiamo e pagheranno le generazioni a venire. Ecco, sicuramente in questi cinque anni con Carlo Masci al bilancio non ci sarà un euro di... Debito che i cittadini abruzzesi dovranno pagare nel momento in cui io andrò via e credo che questo sarà il segnale che lasceremo. Per adesso sono due anni e l'indebitamento scende, non abbiamo più fatto mutui, abbiamo intrapreso un percorso virtuoso che ci è stato anche segnalato e riconosciuto dall'agenzia di rating Moody's, che dopo il terremoto, in una condizione difficilissima per l'Abruzzo, aveva attenzionato la nostra realtà. Eh, sottolineando una negatività purtroppo dopo il terremoto MUDIS, eh, dopo la verifica annuale che c'è stata a giugno, ci ha migliorato il rating passando da negativo a stabile con possibilità di positivo proprio perché ha preso atto della nost del nostro impegno assoluto nel miglioramento dei conti pubblici regionali. Faccio un esempio: dopo il terremoto noi avremmo potuto sospendere il pagamento delle rate di mutuo, abbiamo invece preferito pagare i nostri perché la Regione Abruzzo i propri debiti li paga e li paga tutti quanti e MUDIS questa cosa l'ha segnalata in maniera forte, è stato il primo passo verso una ricostruzione dell'Abruzzo eh, che passa attraverso una eh, nuova politica virtuosa che sicuramente sarà apprezzata e già viene apprezzata dai cittadini. Siccome la vedo in gran forma, io vorrei approfittare proprio in questi ultimi scampoli di trasmissione per parlare di Pescara, della città dove ci troviamo, grazie agli amici del ristorante Regina Elena. Perché si rincorrono anche strani voci? Io non vorrei fare il provocatore di turno, però. Lei deve fare dice, il provocatore. Si dice che a Pescara, vabbè, il sindaco fa il sindaco e diciamo il sindaco, però chi comanda, chi detta le condizioni e i modi per andare avanti sono due personaggi assai noti, Lorenzo Sospiri e Carlo Masci. Questo accordo segreto di cui negli ambienti politici si parla da più parti. Che cosa ci dice il diretto interessato? Eh, intanto le dico che tu... Tutti hanno una passione, io ho la passione per la mia città e questo, e questo mi piace, lo sapevamo perché piace, conosciamo da mi molti piace anni Carlo Masci. Eh, poi dico anche che, che a Pescara c'è una coalizione coesa, compatta, eh, che ha dei punti fermi a cominciare dal sindaco che è Luigi Alboremascia, che abbiamo scelto tutti insieme come persona che potesse rappresentare al meglio la coalizione, sta svolgendo il suo ruolo da sindaco in maniera egregia, una persona seria e competente. Poi ci sono persone che lo affiancano in questo percorso, che sono i responsabili dei partiti che hanno contribuito alla vittoria di una coalizione che ha preso una percentuale altissima a Pescara e ovviamente cerchiamo di dare il nostro contributo con la massima trasparenza, con il massimo impegno e soprattutto d'intesa con le altre forze politiche e poi con il sindaco che è il punto di riferimento di sì, tutti quanti. È passato noi. del tempo, però la gente dice che a far fuori a suo tempo l'assessore Gianni Teodoro non è stato tanto il sindaco quanto Carlo Masci. No, non è assolutamente vero. Gianni Teodoro ha avuto un contrasto con il sindaco che purtroppo si è definito con la sua estromissione dalla giunta. Una decisione dolorosa che il sindaco ha preso, e noi come tutte le decisioni che prende il sindaco le rispettiamo. La coalizione ovviamente ha proseguito nel suo impegno per la città di Pescara. E proseguirà sempre per il meglio perché ci sono obiettivi importanti che dobbiamo cogliere. Per esempio abbiamo ripreso con forza il discorso del miglioramento della qualità della vita della nostra città. Pensiamo che questa città aggredita da 120.000 macchine al giorno debba avere una viabilità molto più ordinata e debba avere molti più spazi liberi dalle macchine e per questo stiamo ragionando. Il problema traffico è risolto per, per creare ancora... un'area pedonale ancora più vasta rispetto a quella che abbiamo creato nel 2001 e che purtroppo da quella data ad oggi è rimasta invariata, oggi ci sono progetti importanti che si stanno sviluppando e che si vedranno nei prossimi mesi, come il rifacimento delle due Riviere, eh, come la penalizzazione di via Cesare Battisti e di eh, via Firenze, come il rifacimento del mercato coperto di Largoscurti, il, pro, il, il progetto della Riviera Sud, per esempio. È un progetto assolutamente affascinante perché l'idea nostra è quella di, eh, di costruire un eh, rapporto diretto fra il ponte di del mare e la pineta d'Annunziana senza soluzione di continuità con un collegamento tutto pedonale e tutto verde che parte dalla, dalla pineta d'Annunziana e arriva al ponte del mare. È un'operazione di grandissimo eh, rilievo e soprattutto di un impatto ambientale molto forte perché noi abbiamo il mare, abbiamo la, la spiaggia, avremo questo parco lineare della costa che era una mia idea che è stata approvata in consiglio comunale quando eravamo all'opposizione e che adesso potremo realizzare a pieno questo parco lineare della costa che si ricollega con la pineta donunziana per creare un grande polmone ambientale nella zona sud che non c'è mai stato nel senso che, che doveva esserci questo collegamento tra la pineta e il mare che in passato c'era, che poi è scomparso e che adesso noi vogliamo, eh, vogliamo ricreare. Nella ex giunta di Carlo Pace, quando lei ricopriva la carica di assessore al turismo, ricordo un'affermazione proprio fatta durante uno dei nostri appuntamenti qui a tavola, diceva che Pescara era talmente attraente, da, capa, capace proprio di attrarre persone da Rimini, da centri proprio blasonati a livello turistico come Rimini e oggi dello stesso avviso? Ma intanto mi permette di ricordare un periodo bellissimo della mia vita e credo anche di grande effervescenza per la nostra città. E in quel periodo si era creato un circuito virtuoso con il centro storico rigenerato, con la riviera piena di locali che facevano musica fino a tardanotte. C'era un clima tale per cui eravamo diventati eh, come città il punto di riferimento di un'ampia fascia di eh, turisti del, dell'Adriatico e avevamo gente che veniva da Rimi, da Rimi. Ah, ma oggi siamo andati avanti o indietro? Eh, purtroppo, verità verità. purtroppo ci sono stati sei anni in cui non si è coltivato questo processo, il centro storico è stato trascurato, era diventata una cosa meravigliosa, il centro storico una bomboniera, io penso che debba ritornare agli antichi fasti. Io mi ricordo quando sbarcavano gli aerei della Ryanair a Pescara e i turisti inglesi che arrivavano a Pescara dicevano "Dov'è il centro storico in una città come Pescara che è una città modernissima, la più moderna d'Abruzzo"? Sentire gli inglesi che vengono qui e dicono "Dov'è il centro storico di Pescara?". Oggi però i criminali, i commercianti si lamentano, oggi c è, c è, avvengono stupri, stupri, delinquenza. Sì, insomma, non, non esageriamo perché poi la situazione non la possiamo descrivere in maniera così drammatica. Diciamo che c'è stata una certa trascuratezza e questa situazione ha comportato un peggioramento. Possiamo dire così in conclusione, Assessore, l'Abruzzo in testa a Pescara nel cuore. Assolutamente sì, devo ringraziarla perché abbiamo avuto la possibilità di parlare della regione, abbiamo avuto la possibilità di parlare di Pescara, di politica, abbiamo spaziato a 360 gradi e è vero proprio, l'Abruzzo in testa, Pescara nel cuore, ma anche l'Abruzzo nel cuore perché... Eh, poi ognuno di noi si sente parte del proprio territorio e questo territorio, ovviamente, è un territorio che è esteso a tutto l'Abruzzo, anche se poi si vive nella propria città e i rapporti si sviluppano soprattutto nella propria città. L'impegno regionale è un impegno forte che mi ha portato a conoscere aspetti dell'Abruzzo che, che da abruzzese non conoscevo perché poi io è vero che sono nato a pescare e che mi sento pescarese al 100% però ho origini aquilane mia moglie è chietina quindi credo di coprire tutto l'arco abruzzese <ride> <ride> nella maniera migliore adesso ci dedichiamo alle specialità che gli amici del ristorante Regina Elena ci hanno preparato e continuano a prepararci per questo nostro incontro a tavola. Grazie e in bocca al lupo per la sua Grazie. attività amministrativa all'assessore regionale al bilancio Carlo Masci, ospite d'onore del nostro programma, che si è svolto all'interno di questo locale davvero autentico fiore all'occhiello del panorama enogastronomico della nostra regione, il ristorante Regina Elena, in viale Regina Elena a Pescara, proprio a quattro passi dalla centralissima piazza Salotto. Grazie a voi per averci scelto da casa, l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni, ciao a tutti, un caro saluto a tutti.